bella a tutti, raga, sono tornato, oggi sono Luki, ragazzi. Bentornati, ragazzi. Allora, in questo prossimo video, ragazzi, di Hitman Absolution, ragazzi, non lo facevamo da, mamma mia, non so, due o una settimana circa, non lo so. Perché poi siamo dedicati di più a Far Cry, ragazzi. Infatti proprio circa un'oretta fa, verso le 7, ho caricato il video di Far Cry. Credo che oggi non ce la farò a caricare quello di Hitman, quindi lo caricherò circa domani. Allora, ora il nostro prossimo obiettivo si chiama The King of Chinatown. Vabbè, non è meglio non andare nei dettagli oggi. Allora, inventario, come sempre abbiamo il completo dell'agente 47, le nostre symbol bait e la nostra corda di pianoforte. Cercheremo di dare il nostro meglio. Ok, Chinatown Square. Andiamo. Apriamo. Localizza il re di Chinatown. Perfetto. Cerchiamo di fare al meglio questa missione, ragazzi. Ok. La bottiglia per ora può esserci utile, che visto che non abbiamo niente. Dove sta? King. Ah, eccolo là, ragazzi. Questo qua blu. Nessuno può salire senza il mio permesso. Ok. Il re di Chinatown può essere assassinato in molti modi diversi. 12 di questi 12. Per visualizzare le sfide, consulta il taccuino. Ok, ragazzi, quindi possiamo assassinare... Completando una sfida, otterrai un bonus permanente di punti. Più sfide riuscirai a completare, più alto sarà il potenziale punteggio. Buona caccia. Grazie, molto gentile la signora. Vabbè, ragazzi, quindi noi possiamo assassinare il nostro re di Chinatown in molti modi. Cerchiamo di trovare un modo molto originale. Ok, andiamo un po' per questa bella città. Qui c'è qualcosa, ragazzi, andiamo a vedere. Qui entriamo. Cos'è? La droga del re pronta per essere contaminata. Ok, quindi dobbiamo cercare qualcosa per ucciderlo. Questi specie di persone forse hanno qualcosa. Lago è un pesce velenoso, perfetto. Ordinate subito, qui è tutto squisito. Questo, ragazzi, è molto strano, è diverso dagli altri. Mamma mia. È uscito da questo vivo, da qualche modo. Andiamo qua, ragazzi, allora, sabotaggio. Oh, merda, non di nuovo. Penso io. Attenzione che ci vede. Attenzione, no, 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 no. Che fortuna. Qui chi c'è? Non c'è nessuno, ragazzi. Una casa che dà sulla piazza con sponda e iscrizione di Birdie, perfetto. Bello. Casu. Cucina di precisione, bello. Forse è una mia cosa, vero? Infatti, ragazzi, forse da qua possiamo assassinarlo. Avvelena la droga. Bello. Ok, ragazzi, avveleniamolo. Cioè, quindi probabilmente da qui è venuto, quindi questo qua. Forse si devono incontrare. Mentre si incontrano, può darsi che lo avveleni. Quindi perfetto.
stanno parlando. Ok ragazzi, forse è meglio che andiamo. Ce n'è uno qua. Ragazzi, sta arrivando da noi. Cerchiamo di neutralizzarlo nel miglior modo. Usiamo la nostra corda di pianoforte. Ok ragazzi. Non era nulla. Sì, sì, infatti, non era nulla, amico mio. Girati perfetti. Perfetto. Non volevo usare questo modo, però è abbastanza utile. Ok, perfetto, occultiamolo ragazzi. Da tantissimo tempo che non occulto qualcuno. Travestiamoci pure da lui ragazzi. Vabbè ragazzi, forse è meglio di no, perché tanto nessuno ci ha visto, quindi non è un problema. Ok ragazzi, credo che il nostro obiettivo si dirige proprio verso di noi. Quindi è meglio tornare. Prendiamoci immediatamente questo vestito. E diciamo, che cos'è? No, no. Ah, è una pistola, perfetto. Vabbè, usiamo il coltello. Ok, ce l'ho fatta. Ragazzi, scusate se sto un po' in silenzio in questo episodio, però non è facile capire tutto questo casino. Ok, torniamo sopra, perché credo che verranno loro qui, perché quello loro non sono nascondito, quel po', capito. Ok, perfetto. Usiamo il nostro free visione per vedere un po' dove si trova il nostro re. Infatti, lo sapevo, sta venendo da noi. Me lo immaginavo, ragazzi. Ok. Ok, nascondiamoci da qui. Voglio godermi la scena di quando muore. Ok, sono quasi al limite. Mamma mia ragazzi, però spero che funzioni quella droga. Speriamo. Dove sta? Eccolo qua, sta aprendo la porta al nostro re. Eccoli. Oh, scusa il casino. Mi è morta la domestica di overdose. Overdose? Ma che cazzo? La tua roba? Non la prendeva da me. Io vendo roba finissima, non tagliata. Di prima qualità. Niente a che vedere con la merda che c'è in giro. Preparati a godere. Spero per te che sia pura. Pura come una verginella, garantito. La sta assaggiando, ragazzi? Sì, è vero. Buona però, no? No, perché? Morto. Perché sono messe? Adesso farmi beccare. Oh. Questa mi costa il carrato solo. Mamma mia. I cappelloni del laboratorio. Oh, merda. La
droga fa male. Ehi, sono il numero 3. No, non mettermi in attesa. Ragazzi, ripigliamoci il nostro costume agente 47. Mamma mia. Cerca. Non ci hanno fatto notare, vabbè. Nessuno ci ha visto. Mamma mia, credevo che morivano entrambi perché avevo visto che aveva assaggiato la droga pure. Ok ragazzi, assassino silenzioso. Ben 124.800 punti. Ok ragazzi, questo episodio è durato poco, su circa 11 minuti da quel che ho capito. Quindi ragazzi, credo che finiremo qua il video, che forse, visto che è durato così poco, riesco anche a caricarlo entro stasera. Credo che siano le 8, 9, non lo so. Vabbè, quindi ragazzi, per questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Mettete i pollici in su ragazzi, iscrivetevi, commentate e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!